Roberto Amori, membro del gruppo di lavoro del PD sulla mobilità, gli ultimi aggiornamenti sul CIVIS. Gli ultimi aggiornamenti sul CIVIS, li avrete certo letto sul giornale, sono numerosi in realtà, sono più di uno. Il primo è quello, diciamo, più puramente amministrativo, alla luce degli esposti fatti in procura a suo tempo sulle regolarità o meno del bando di concorso e di come questo sia stato poi in seguito applicato, farà chiarezza la magistratura. Certo è che comunque un'indagine c'è in corso. E poi c'è stato il fermo dei veicoli, che è un'altra cosa ancora, sono su due fronti si gioca questa vicenda. Il fermo dei veicoli è dovuto anche questo alla, diciamo, alla non disponibilità da parte degli autisti di guidarlo, perché sostengono che sono mezzi non sicuri e quindi gli autisti non hanno desiderio di guidare un veicolo che non risponda pienamente a tutte il mansionario tecnico che preveda la regolarità del servizio ineccepibile. Sono messe sotto accusa la traccia elettronica a terra per la modalità assistita e soprattutto la posizione di guida centrale, che non permetterebbe bene agli autisti di avere un'ampia visualità su ambo i lati. I veicoli 6 sono stati dalla magistratura bloccati in deposito e poi sbloccati il giorno della prova davanti ai magistrati, mi pare che sia stato il 12 gennaio. Il veicolo è stato condotto 3-4 volte tra il capolinea di San Lazzaro e di Caselle e di Pertini ed è uscito due volte dalla traccia, cosa che insomma non sarebbe dovuta accadere. E credo anche, mi passo anche di vedere, che non si è ben allineato a una banchina, per cui la prova ha ribadito quelli che sono i dubbi riguardo a questo mezzo. Ora un collegio di periti nominato ha chiesto di riverniciare tutta a terra la traccia e di rifare nuovamente la prova per vedere se le due uscite che sono state in quelle due occasioni di qualche secondo, cosa che non dovrebbe per carità accadere, e con la vernice nuova, fresca, quindi maggiormente visibile, questo fenomeno, questo non dovesse ancora più accadere. Ultima cosa, sono messe sotto accusa anche le banchine. Ultimamente ci sono stati degli incidenti, delle automobili hanno divelto due banchine, una a San Lazzaro e una in via Ernerio, all'altezza dello Sferisterio. Io ho visto gli incidenti, l'ho fotografato, soprattutto quel di San Lazzaro, e devo dire che per fare un danno simile, cosa che può accadere perché le dinamiche del traffico sono tante, l'incidente ci può anche stare, però per determinare un danno simile, tirare giù un parapetto d'acciaio imbullonato al suolo, mi chiedo l'automobile a quale velocità andasse. Ora noi non dobbiamo certo tutelare l'indisciplina degli automobilisti, perché io credo che anche qualora un automobilista avesse ragione, rimanendo nei limiti prefissati dalle velocità, uno non causa un incidente di quel genere, non viene giù tutto, per cui non è secondo me la banchina da essere messa sotto accusa quanto l'indisciplina di molti automobilisti. Voglio ricordare che le banchine sono in mezzo alla strada per un motivo ben preciso, e questo è il retaggio di un'eredità tranviaria che avrebbe dovuto essere e che non è stata. I filobus devono incolonnarsi al centro della carreggiata per effettuare le operazioni di carico e scarico senza interferire col traffico ordinario che li oltrepassa sulla destra, con una corsia in via Marconi e due corsie lato Sferisterio in via Ernerio. Questo è per una maggiore snellezza del traffico e per una maggiore velocità commerciale di esercizio, o perlomeno questi erano gli intenti.